Detto ciò, caro Daniele, allora tu hai quasi 12 anni. Tu qual è il tuo rapporto con la voce? Cioè, come ti senti quando tu ti registri, usi WhatsApp? Cosa fai di bello? Sento più l'accento barese. Vabbè, quale accento volevi sentire? Se sei di vicino a Bari. Cioè, nel senso che, vabbè, questo l'ho notato più che altro mia madre, che per esempio quando dico che cosa, tendo a dire che cosa. Ok, e a te ti piace dire che cosa? O vuoi cambiare questo modo di... oppure lo vuoi dire che cosa con gli amici? E poi quando sei in una situazione più professionale, in un contesto scolastico, vuoi Professionale. dire che cosa? Visto come Giusto? si dice. Ok. Bene, allora, certamente c'è da studiare se vuoi apprendere queste cose. Ok? Poi alla fine ti darò una dispensa e ti aiuterò anche a capire quali possono essere le differenze, soprattutto tra le vocali aperte e chiuse. Devi sapere che la maggior parte dei pugliesi ha un problema soprattutto con le vocali chiuse, nel senso che utilizzate tanto le vocali chiuse e poco quelle aperte. Non a caso mi hai detto cosa, e quindi cosa, la O di cosa, come la dici tu, è una O chiusa, e invece dovrebbe essere cosa, quindi la O dovrebbe essere aperta. Tu però mi dirai come faccio a sapere quando le O sono aperte o chiuse. La domanda è molto lecita, la risposta è, potrai imparare alcune parole. Perché seguirai le regole della fonetica e ti darò alcune indicazioni per poter imparare bene alcune di queste regoline. Però la maggior parte delle parole tu le dovrai apprendere soltanto attraverso il suono, quindi dovrai memorizzare sonoramente come si dicono le parole. Ora io e te possiamo stare tutta la notte qui per decidere di farti dire cosa. Ma non riuscirò mai a fartelo dire fino a quando tu non comincerai a ascoltare bene come lo dico io e a imitare esattamente il suono della mia voce. Ok? Beh, allora facciamo una cosa, Daniele. Io in questo momento prendo un manuale. Questo manuale è un manuale di dizione che ci consente di imparare quali sono le differenze tra le vocali aperte e chiuse e quali sono poi molte regole che riguardano appunto la nostra lingua italiana, la fonetica. Intanto voglio chiederti se hai delle domande, se hai bisogno di qualche delucidazione, mentre io cerco questo. No, nessuno. Nessuna domanda. Allora faccio una domanda di riserva. Mamma Delia, lei ha domande di riserva? Ha domande? No, No. non ha domande. È un fatto positivo o come lo devo intendere questo tutto ciò? Allora, è stato positivo. Un fatto positivo, Positivo. benissimo, ho capito. Allora, cerchiamo la cartella dove c'è questo manuale. Ok, tu Daniele, cosa hai fatto a scuola? Hai imparato un po' di fonetica, qualcosa? Raccontami un po' di te, insomma, sei alla seconda media, non ho capito. Sì, ma sulla fonologia mi sono soffermato più che altro in grammatica, ma l'anno scorso, cioè fino più o meno a dicembre 2020, poi non ne abbiamo parlato più. Ho capito. E quindi, beh, che cosa hai appreso? Niente però di quel qualcosa l'hai appreso o no? Cioè, che cosa ti hanno spiegato? Che cosa ti hanno spiegato? Mi hanno spiegato un po' le sillabe, dove potrebbero trovarsi gli accenti chiusi e aperti. Se non sbaglio, sulla E, sulla O. Ma anche non solo tu avevi difficoltà, ma anche i tuoi compagni, giusto? Eh sì, la maggior parte sì. La maggior parte sì. Ok, va bene. Dunque,
Quello che possiamo fare in questo momento è prendere questo manuale per spiegarti un po' di cose. Diciamo che la cosa più importante da fare, Daniele, se vogliamo essere proprio pratici, perché questo è un webinar dove potrai avere qualche indicazione e ti potrò dare qualche dritta, ma per poter imparare la dizione devi sapere che ci vuole tanto tempo, tanta dedizione e soprattutto tanta volontà ed entusiasmo. Il fatto stesso che tu non abbia scelto tu di venire qua oggi, non lo so, vuol dire che se è una costrizione le cose riusciranno così e così. Se sono cose che tu desideri, a te piace giocare a pallone, scommetto. No, però Qual è il c'è una. tuo Il sport? Qual è il tuo sport preferito? tennis. Il tennis. Quindi non vedi l'ora di fare una partita a tennis. Sì. Se qualcuno ti dice, Daniele, vieni ti voglio portare a fare una partita di golf, tu dici, cioè, preferisci andare a tennis, giusto? O Sì. giochi comunque a golf perché qualcuno ti ha detto gioca a golf? Preferisco fare la partita di tennis. Di tennis. Allora, stasera cosa vuoi giocare? Al tennis o al golf? Come vuoi giocare? Cosa vuoi giocare? Nel senso che come te la vuoi giocare questa serata? Che è un qualcosa che ti stimola e che comunque vuoi che sia anche un qualcosa che interessa a te, o è soltanto un desiderio di mamma? Così ti Interessarmi anche a me. può interessare. Ma quale sarebbe la tua motivazione? Perché dovresti migliorare l'uso della dizione, secondo te? A cosa ti servirebbe questo miglioramento? Per fare una migliore figura e non parlare con gli accenti troppo chiusi. Ma figura con chi? Se tutti quanti in Puglia parlate così, con chi? Quando fai un discorso alla nazione, quando John Biden ti invita a Washington? Sì, magari in discorso Ah, di scena. ho capito. Quindi ti piacerebbe comunque cercare di migliorare questa cosa qua. Vabbè, allora guarda, facciamo una cosa. Sarò abbastanza sintetico per cercare di farti capire quali possono essere i margini di miglioramento. Dunque. Partiamo dalle vocali. Ti ricordi quante sono le vocali? Nel Sono secondo cinque. sono 5. Nella grammatica me le puoi dire quali sono? A, A, E, E, I, O, I, O, U. U. Perfetto. Ora, queste vocali sono 5 nella grammatica italiana, ma sono 7 in fonetica. Questo vuol dire che non abbiamo due vocali in più, ma abbiamo due suoni in più. Questi due suoni sono legati a due vocali che sono la E e la O. Perciò esiste la E aperta e la E chiusa. Esiste la O aperta e la O chiusa. Tu che sei pugliese, devi riflettere sul fatto che la maggior parte dei pugliesi ha un problema con le E e le O che pronunciate chiuse quando invece dovrebbero essere aperte. Ok? Difatti poco fa mi hai detto cosa. E invece si dice cosa. Ora, tu riesci a distinguere la differenza sonora tra cosa e cosa, come lo dico io? Senti che Sì. c'è una differenza? La senti la differenza? Pronto? Dico, Daniele, senti questa differenza di suono tra cosa e cosa? C'è un problema con la Andiamo. connessione? Adesso no. Intanto sì. Ah, Ci ok. Ma siamo? voi mi vedete o no? Sì, Mi vedete noi vediamo. Sì. a tratti? Sì. Sì, o mi Cosa? vedete? Sì, Mi vedete a vediamo. tratti? Ok, Vediamo perfetto. Allora. bene, sentiamo un po' a tratti. Delia, vediamo bene o vediamo bene? Vediamo bene. Vediamo bene. Quindi mi raccomando, lei, Delia, oggi ha avuto questo bel pensiero di coinvolgere il buon Daniele, il quale avrebbe fatto volentieri una partita alla Switch invece di stare qui.
Però magari mentre parlo puoi fare una partita da Switch comunque. Però mi raccomando, se lei vuole che suo figlio parli meglio, impari prima lei a parlare meglio, perché se dice bene e poi devi dire bene, se dice accusa e poi dice ah, perché figlio mio parli così, e tu come parli, mamma? Se parli Eh sì, peggio di appunto, è me. per questo che siamo qui, perché io non sono in grado di spiegartene queste cose avendo lo stesso problema tuo. Queste cose o queste cose? Forse. Lo vedete? Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, Daniele, Grazie. ti voglio dare una bella notizia. Sì. Il pugliese è bellissimo, è uno dei dialetti più simpatici anche e colorati, così come lo sono il napoletano, il siciliano, il calabrese. Noi del sud abbiamo certamente delle parlate molto colorite. Quindi evviva il dialetto pugliese, evviva i dialetti locali, e quindi non solo è ben apprezzato il fatto che tu parli così nella tua lingua e nella tua terra madre, però possiamo anche conoscere quello che è la fonetica giusta nella dizione corretta dell'italiano, ok? Perché è importante che tu, in un ambito più professionale, dove non ti troverai soltanto in un territorio prettamente pugliese, ma ti troverai in un contesto con altre persone che magari vivono a nord oppure vivono al centro, che hanno quindi anche anche loro hanno i loro dialetti o le loro inflessioni, che sono certamente diverse dalle tue se loro sono del nord, almeno quando comunicherai con loro non sarai additato. Ah, ma tu sei pugliese. Cioè, dovranno fare fatica a capire tu di dove sei, perché così avrai un accento neutro. Va bene? Ok, allora parliamo delle vocali. Le vocali aperte e chiuse, abbiamo detto, sono soltanto due, la E e la O, giusto? Ok, facciamo un ripasso delle vocali. Seguimi, guarda i movimenti che faccio io con la bocca e questa mano che io ho qui, la mano, mia mano destra, la utilizzo per farti capire come sarà l'apertura della bocca. Ok? Quindi perciò partiamo con una bella A. A. Poi facciamo una bella E. Poi abbassiamo, chiudiamo un po' di più la bocca rispetto alla E e diciamo una bella E. E. Poi chiudiamo ancora di più e diciamo I. I. Poi riapriamo di nuovo e diciamo O. O. Poi O. 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 E poi U. U. Ok, ripetiamo. A. A. E. E. E, E. I, I. O, O. Ok, adesso soffermiamoci su queste due vocali, la E e la O. Dunque, se io dovessi chiederti di ripetermi, qual è la terza persona del verbo essere, egli è, come dici, egli? Egli è. Potresti isolarmi soltanto la vocale E? E, dimmi soltanto E. Ok, E. E questa è la E aperta. Perché si chiama aperta? Perché l'apertura della bocca è maggiore rispetto all'altra E, che appunto si chiama E chiusa. Quindi partiamo dalla A. L'apertura, quando pronunci la, l'apertura della bocca è pressoché massima, poi comincia a restringersi per pronunciare la E, poi diventa più piccola per pronunciare la E, e poi diventa ancora più piccola per pronunciare la I. Ok? Quindi la E si chiama E aperta perché la bocca è più aperta rispetto invece alla E. Oltre all'apertura della bocca è molto importante conoscere come si posiziona la lingua rispetto alle due vocali. Questo discorso riguarda anche il buon Alberto che ci sta seguendo, perché il discorso che sto facendo con Daniele riguarda tutte le regioni che hanno problemi con le aperte e chiuse. Ok?
E quindi adesso faremo un ripasso insieme, e quindi è bene che pure Alberto ci segua, anche se a distanza, però lo vedo. Dobbiamo capire bene come posizionare la lingua quando pronunciamo la E aperta e la E chiusa. D'accordo? Daniele, ci Sì. sei? Allora, dimmi di nuovo la E aperta. Ora, chiudi un attimo gli occhi. Chiudiamo gli occhi. Ok, adesso concentrati sull'interno dell'apparato fonatorio, quindi all'interno della tua bocca, concentrati su come si muove la lingua quando pronunci la E. Ok. Allora, quindi dimmi una bella E aperta, E. Ora, puoi descrivermi come si muove la lingua rispetto alla E quando la pronunci? Che movimento fa? La pronuncia la è chiusa. No, voglio sapere, il movimento della lingua quando fai è, qual è secondo te? La lingua si muove avanti, indietro, sopra, sotto, che fa? Più Giù. giù, ma cosa più giù? La punta, volevi dire forse. Sì. Allora, guarda, ti faccio un po' un esempio. Prendiamo che questa mano sia la rappresentazione della lingua, ok? Che succede? Quando tu pronunci la E aperta, la lingua si posiziona in avanti e va a battere sul palato inferiore, quindi diventa così, diventa un po' incurvata, la punta si rivolge verso il basso, quindi e quindi facci caso adesso quando tu pronunci la E, la punta della lingua si incurva verso il basso, va a battere sul palato inferiore, però non tocca i denti, ma si ferma un po' prima. Prova un po', prova, osserva mentalmente, visualizza il movimento che fa la tua lingua quando pronunci la E, quindi farà così, guarda, E. Ci sei? Sì. Riesci a vedere, a visualizzare questo movimento con la lingua? Ti accorgi che la punta della lingua è incurvata verso il basso, che punta verso il basso e tocca il palato inferiore? Sei d'accordo? Ok. Adesso invece concentrati sulla E. Va bene? La E, abbiamo detto che si pronuncia così, E. Cosa succede quando passiamo dalla E alla E? Facci un po' caso. Soffermati sempre sul movimento che fa la lingua per pronunciare la E chiusa. Chiudi un attimo gli occhi. Ripetimi la E aperta con la lingua E. E quindi la E. La punta della lingua è rivolta verso il basso e tocca il palato inferiore, giusto? Sì. Ok. Adesso dimmi una E e poi subito dimmi una E chiusa. Prima una è aperta e poi chiusa. Sì, esatto, in sequenza. Ehi. Ehi, hai detto ehi, no. Sì. Quando passi dalla E alla E, che cosa succede? Cosa fai con la lingua? Che movimento fai dalla E alla E? Appunto, cioè quando dico la chiusa, anziché andare più in basso, va più in alto. Interessante. Bene, e dove va? Verso l'alto, la punta o la lingua in generale? La punta. La punta, ok. E cosa fa la parte mediana della lingua? Anche questa va verso l'alto, giusto? Sì. Allora, cerco di essere un po' più preciso. Abbiamo detto che nella E aperta la lingua si sposta verso in avanti, verso il basso. Quando dalla E vuoi pronunciare la E, la lingua fa un passo indietro, torna indietro. La punta si raddrizza,
e quindi la lingua resta piatta. Va bene? Al tempo stesso, rispetto se la E è questa, la E si ritrae, si raddrizza la punta della lingua e la parte mediana della lingua invece va a toccare sul palato quasi, cioè tende ad andare verso il palato, quindi sarà E. Prova a vedere questo meccanismo mentalmente, se lo ricostruisci quando provi a fare questi suoni con la lingua. Vedi se ti trovi. Invece poi diventa Assieme di tutto. Ti ritrovi. E quindi perciò adesso facciamo la prova del 9 e prendiamo qualche esempio di parole con la E. Adesso io condividerò con te una parte dello schermo e quindi avrò questo bellissimo manuale di dizione che mi auguro tu possa vedere. Riesci a vederlo? Sì. Va bene così o è troppo piccolo? No, non riesco a Aspetta, vedere. lo ingrandisco un po'. Va bene? Ok. Allora, adesso Daniele, dovrei chiederti una cortesia. Vorrei che tu leggessi con me quali sono le varie possibilità e quali sono le caratteristiche che queste parole hanno con la E aperta. Va bene? Allora, quindi ricordati che la E aperta, e quindi mi ripeti il suono della E aperta, E quindi la lingua cosa fa? Si incurva, la punta si va a toccare il palato inferiore prima dell'arcata dentaria e quindi sarà è un po' come un'onda che si infrange lungo le coste. Ok? Quindi leggiamo questi esempi. Nelle terminazioni verbali dei condizionali in ei, ebbe, ebbero abbiamo queste parole. Leggiamo gli esempi. Vorrei, leggi con me, vorrei, Vorrei, cadrei, vai, cadrei, sì. verrei, tornerei, Ok, andrei. Andrei, perfetto. Poi saprebbe, Saprebbe, vorrebbe, vorrebbe, giungerebbe, finirebbe. finirebbe. Perfetto. Poi abbiamo i diminutivi in ello e nei nomi che terminano in ello, ella. Bambinello, com'è? Bambinello. Bambinello, somarello, Vinello. vinello, Stupidello. scioccherello. Scioccherello. Perfetto. Poi abbiamo i nomi che terminano in ema. E quindi ema, tema, problema, teorema. Problema, teorema. Ecco qua. Fermiamoci. Perché fino adesso non abbiamo avuto problemi. Invece adesso mi stai dicendo tema, problema, teorema e sei diventato Checco Zalone all'improvviso. Ok? Quindi perciò non è tema, ma è tema, perché che ti ho detto che noi stiamo leggendo le parole che hanno la E aperta. Ora tu hai appreso fino adesso la differenza tra la E aperta e la E chiusa, giusto? Sì. Allora, sapresti leggermi queste parole con la E aperta? Cioè, dovresti Tema, dire problema, teorema. teorema, schema, Ho sentito sistema, ancora una. No, ho sentito ancora una E chiusa. Schema, non schema, schema. Bravo. schema, sistema, Sistema, bravo. Paterna. patema, poema. Poema. Allora. Me li puoi ridire per favore queste parole? Vi ricordo che prima Daniele diceva tema, problema, teorema, schema, sistema, patema e poema. Invece adesso Daniele come dice? Tema, problema, teorema, Problema, teorema. schema, Sì? sistema, Bravo. tema, poema. Ah, bravissimo. Molto bravo, molto bravo. Allora, intervistiamo un attimo. La mamma Delia. Mamma Delia, ha visto che il metodo di Caruso Speaker è un metodo pratico, veloce e anche divertente, perché Daniele ti sei fatto anche due risate fino adesso, sì? Ti sei divertito? Bene. E hai imparato
in pochi minuti come si dice una parola con la E aperta piuttosto che con la E chiusa. E scommetto che per tanto tempo te lo ricorderai. Quando giocherai a tennis, però, eh? Solo quando giocherai a tennis. Ora, ritorniamo sempre a condivido di nuovo questa dispensa perché vorrei leggere con te gli altri nomi. Ad esempio, i nomi che terminano in enda, come li leggi tu? Agenda, Sì. azienda, faccenda, ammenda, tenda, vicenda, Vicenda, merenda, merenda, benda, benda, leggenda. leggenda. Perfetto, qui le E aperte ce le hai. Vediamo gli infiniti in endere. Come diresti? Accendere, comprendere, difendere, Bravo. estendere, fraintendere. Prendere, rendere, tendere. Tendere. Ok, una cosa sulla quale dobbiamo lavorare secondo me è un po' la R, perché tende ad avere una R un po' pigra, però poi magari la prossima volta ci lavoreremo. Adesso concentriamoci sulle vocali aperte e chiuse. Ok, accendere, comprendere. Dimmi sinceramente, ti stai correggendo adesso o avresti detto comunque, anche senza questa lezione, avresti detto accendere, comprendere o avresti detto accendere, comprendere, difendere, come avresti detto? No, l'avrei detto più con la E chiusa. Ok, quindi ti stai correggendo perché hai capito come si dice con la E aperta. Va bene? Sei d'accordo? Ok. Ti chiedo una cortesia però adesso. Leggimi le frasi, le parole la prima volta, leggimele come tu le leggeresti nella vita di tutti i giorni senza aver fatto questa lezione e poi possiamo commentare e capire quali sono stati i margini di miglioramento. Va bene? Comprendere, difendere, estendere, fraintendere, prendere, rendere, tendere. Tendere, r, fammi sentire la r, r, tendere, r, tendere, di nuovo, tendere. Tendere. Ok, ma tutti questi bei messaggi, se mettiamo un silenziatore, non è meglio? Ah, sì. Tendere, sarebbe meglio. Negli aggettivi in endo, invece, abbiamo degli esempi. Quali sono? Orrendo, stupendo, tremendo. Orrendo, stupendo, tremendo. Tremendo. Mi raccomando, facciamo una pausa, Daniele, perché qua io sta a me questa R non mi piace. Dobbiamo trovare una soluzione. Allora, capiamoci bene. Dimmi, la parola, rumore. 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 Tu fai rumore. Allora, ascoltami, no, ricordati che tutte le cose che ti dico di fare le devi fare cortesemente ascoltando il mio suono, cioè come le faccio io, e non ripetere meccanicamente soffermandoti sulla parola com'è nella tua mente. No, abbandona per il momento questa immagine mentale e invece concentrati sul suono. Se io ti dico, Daniele, puoi ripetermi questo suono della parola rumore? Rumore. Allora, rumo è ok, ma poi dici rumore, rumore, rumore. Rumore. Tu fai rumore. La R si sviluppa così, si sviluppa con la lingua che deve essere lasciata morbida e devi dare la possibilità alla lingua di vibrare. Fammi una R, R. Ok. Di conseguenza, cosa succede quando fai rrr, riesci a fare rrr. Bravo, quindi la R ce l'hai. Mo' che succede? Che quando la trovi nel finale di parola, ho l'impressione che tu la contrai tanto questa R. Mi puoi ripetere la parola rumore? Rumore. Ecco, adesso l'hai già corretta. Molto meglio rispetto a prima. Ti accorgi qual è la differenza? No, sinceramente, hai sentito che la R di rumore, l'ultima R, è più piena? Cosa hai fatto? Cos'è cambiato rispetto a prima?
Hai prestato più attenzione, certamente, giusto? Sì. Ok, ma cosa è cambiato? Hai lasciato vibrare La la lingua fino alla fine. Allora, il consiglio che ti posso dare io è certamente quello di ricordarti che quando incontri delle R, non devi far vibrare soltanto le prime R, ma devi condividere tutte le vibrazioni su tutte le R e non devi contrarre la lingua. Se tu contrai la lingua e non la lasci morbida, la lingua non può vibrare. Sei d'accordo? Quindi diciamo l'ultima volta, rumore. Rumore. Attenzione poi a pronunciare bene le vocali, perché tu fai rumore, 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 perché non muovi qua. Allora ti voglio insegnare un esercizio molto importante che potrai fare anche con la supervisione di mamma. E inviterei anche mamma a fare questo esercizio, così poi lo puoi insegnare a tutti. Impara anche mamma. Non si finisce mai di imparare, Edoardo diceva, gli esami non finiscono mai. Aveva ragione. Per quanto riguarda l'esercizio della matita, serve una matita. Avete una matita in casa? Perfetto, bravo, così mi piace. Allora, come funziona l'esercizio della matita? Si prende una matita e dovrai sistemarla dietro gli incisivi. Dietro gli incisivi, così. Bravissimo. Fammi vedere, mettiti di profilo perché ti spiego, questo è importante per tutti. Quando facciamo l'esercizio della matita, ecco, ce l'hai troppo dietro. L'esercizio della matita, dobbiamo appoggiare la matita dietro gli incisivi e dobbiamo farlo in maniera tale che ci sia uno spazio. Quindi esattamente dietro gli incisivi e non dobbiamo evitare che la matita sia troppo dietro, quindi evitare di fare questo, ma dobbiamo poggiare delicatamente invece la matita dietro gli incisivi. Ci sei, Daniele? Perfetto. Allora, in questo caso, quello che dobbiamo fare adesso, ascoltami bene, devi seguire i miei consigli, quello che io ti dico. In questo momento tu hai la matita tra i denti e siccome è un corpo estraneo, stai sentendo la tua salivazione accelerata. È così? Ok. Questa sensazione si ha soprattutto all'inizio e avviene perché appunto per reazione le tue ghiandole salivari stanno producendo più saliva. Infatti adesso avrai bisogno di toglierti la matita per aspirare questa saliva. Ti posso assicurare che facendo questo esercizio nel tempo, questa salivazione riuscirai a gestirla e non ti darà fastidio, ma al momento è così. Cosa devi fare allora? Devi fare come si quando vai dal dentista. Quando vai dal dentista c'è l'aspiratore. Tu non hai l'aspiratore, ma devi essere tu a aspirare la saliva e quindi far sì che la bocca sia non sia piena appunto di non sia eccessivamente umida. Ok? Ora, quando parli con la matita tra i denti, devi soprattutto imparare a utilizzare tantissimo l'articolazione delle labbra. Io ora sto parlando da qualche minuto con la matita. Tu riesci a capirmi quello che dico? Sì. Bene, e come mai riesci a capirmi eppure ho una matita tra i denti? Perché Allora, aspetta, ricordati una cosa, nel parlare con la matita non devi stringere la matita, la devi poggiare delicatamente dietro gli incisivi. La devi tenere quindi quasi morbida, non tirarla troppo indietro. Lasciala un po' avanti. Ok. Lasciala morbida, anche se ti cade le prime volte, va bene, non ti preoccupare. Perché non devi contrarre le mandibole, devi sempre lasciarle morbide. D'accordo? Quindi ricordati, le mandibole non devono essere contratte. Ma devi lasciare tutta questa parte qua morbida. Se senti delle contrazioni, se senti delle tensioni eccessive alla mandibola, togliti subito la matita.
Ok? Perché vuol dire che stai lavorando male e finirai col sentire delle tensioni e quindi sarà un po' come quando in palestra ti eserciti un po' troppo e quindi ti senti un po' sfibrato, ok? Un po' contratto. E non a caso ho fatto questo esempio dell'allenamento e della palestra, perché la matita in questo caso è veramente il nostro bilanciere, è veramente l'asta che ci permette di fare il sollevamento pesi, perché noi dobbiamo, con l'esercizio della matita, dobbiamo imparare ad allenare i muscoli facciali. Ma come facciamo ad allenare i muscoli facciali? A parte far giocare a fare le smorfie e a fare le imitazioni, eccetera, però per allenare i muscoli facciali in una maniera un po' più scientifica abbiamo bisogno di ricorrere a degli esercizi e l'esercizio della matita ci consente di tenere in allenamento i muscoli facciali. Torniamo quindi a posizionare la matita dietro ai denti. Ok. Adesso proviamo a fare due chiacchiere, io e te, in maniera tale che tu possa prendere un po' di confidenza con la matita. Sei Ok. pronto? Sì. Ok o ok? Ok. Ok, direi proprio ok. Bene, ciao Daniele, come stai? Tutto bene. Tutto bene o tutto bene? Tutto bene. Tutto bene con la E? Com'è la E? È Aperto. aperta. Bene. Usa bene la lingua per fare la R. Aperta. Ok, perfetto. Ora, hai detto che ti piace il tennis, giusto? Ecco. Ma oltre al tennis, giochi anche a paddle? No, Perché? Perché? La E è chiusa, perché? No, perché? Perché? perché Bravo. Oh. Vai. non Perché? dove il campo dove vado io non c'è il campo da farlo. Non c'è, ma ti piacerebbe giocare a Sì. paddle? Ah, ti piacerebbe. Ok, va bene. E allora facciamo in modo che mamma Adelia ti possa portare a un campo di paddle. Ok. Detto ciò, caro Daniele, cosa ti piace fare nel tempo libero? Solo il tennis o hai anche altre passioni? Giocare alla PlayStation. Ok. Ah, una domanda. Ma tu utilizzi anche il casco con la realtà virtuale? La conosci la realtà virtuale? Sì, ma non la uso. E come mai non la usi? Non ce l'ho. Ma se tu ce l'avessi, la useresti. Sì. Ma ti piace la realtà virtuale? L'hai mai sperimentata? Hai Sì. mai utilizzato questi visori? Ok. E che te ne è sembrato? Ti sono piaciuti? Ti posso fare una domanda invece riguardo alla formazione a distanza, perché tu sei adesso in FAD, giusto? Stai da quanto tempo sei con la formazione a distanza? Da Gennaio. gennaio. E da 1 a 5, quanto ti stai annoiando nel fare la formazione a distanza? 10. 10. Bene. Allora, ti stai annoiando 10. Secondo te, cosa si potrebbe fare per poter migliorare il coinvolgimento da parte dello studente, da parte tua, nella formazione a distanza? Cosa potrebbe esserci? Cosa vorresti che ci fosse che manca nella formazione a distanza? Manca il contatto con gli amici. Ok. Manca la presenza, quindi il contatto e la presenza. Però ti posso fare una domanda, ma se tu durante la lezione ogni tanto avessi dei momenti in cui tu giochi con i tuoi amici e compagni,
attraverso la realtà virtuale. E quindi se tu vedessi attraverso questi visori una parte della storia di quello che l'insegnante ti sta spiegando e potessi condividere tutto questo anche con i tuoi compagni, una sorta di gioco in cui Certo. praticamente tu hai 5 minuti per risolvere un piccolo enigma dove hai sia il visore, ma hai anche la possibilità con le mani di poter toccare degli oggetti virtuali che ti consentiranno di spostare delle cose e risolvere un enigma. Per esempio, a te, cos'è l'argomento più noioso di storia che tu quasi odi, o di letteratura? Qual è la parte più noiosa per te fino adesso? Dante. Dante. Lo sai che stavo per dire Dante. Perché Dante è noioso per te? Perché a parte che è troppo faticoso studiare i canti dell'inferno e del purgatorio. È faticoso perché non si capisce niente. Eh sì, poi studiare la memoria con tutte le parole italiane che Arcaiche. al presente faticosa. Però ti faccio una domanda. Loro ti stanno facendo studiare i versi di Dante. C'è. Ma tu, la parte più interessante di tutto questo è come lui ha costruito, qual è stata la sua idea nel costruire l'architettura dell'inferno, questi gironi, come sono fatti? Sai com'è fatta la forma che C'è Dante ora. immagina? Come? Ah? A voragine, non a gironi. Quindi perciò è come se fosse una spirale C'è. che si restringe sempre di più verso il basso. Arrivo a Lucifero. Era fino a Lucifero. Domanda, ma se tu in questo... Se tu dovessi imparare Dante sempre con la realtà virtuale, in cui tu hai Virgilio che ti porta in questi luoghi virtuali e ti mostra alcune scene dell'inferno di Dante con la realtà virtuale, ti appassioneresti di più a questa storia? Sì? Ok, Sì. e quanto da 1 a 5, quanto sarebbe bello farlo con la realtà virtuale e interagendo anche con i tuoi compagni. Avevi mai pensato ad una cosa del genere? No. No. E quindi saresti curioso di provare? Sì. Ok. E l'idea di provare questo casco e di fare questa realtà virtuale, potrebbe essere per te anche un motivo per svegliarti la mattina ed essere più contento di fare queste lezioni? Ok. Probabilmente sì. Mi basta. Bene, adesso possiamo togliere la matita, grazie. E ti faccio una domanda. Mentre ti facevo questa sorta di intervista, tu ti sei dimenticato dell'uso della matita. A un certo punto non ci hai fatto più caso perché stavi concentrato a darmi delle risposte. È vero? Ok. Questo significa pertanto che se noi all'inizio abbiamo difficoltà verso una cosa, se questa cosa diventa abitudinaria o comunque diventa conosciuta, tu pian piano ti abitui a parlare in maniera differente. Giusto? Ok. Allora, abbiamo affrontato assieme il tema della E aperta e chiusa. Continuiamo a leggere dal manuale quali sono le altre circostanze e poi raggiungiamo una conclusione, una prima conclusione. Dunque, abbiamo gli infiniti in endere, quindi come dici? Accendere. Accendere, comprendere, difendere, estendere, fraintendere, prendere, rendere, tendere. Ok, poi gli aggettivi in endo, orrendo, Orrendo, stupendo, stupendo, tremendo. tremendo. Ok. Poi abbiamo il gerundio inendo, piangendo, uscendo. Piangendo, uscendo, partendo, scendendo, salendo. Salendo, dividendo, Dividendo, sottraendo, finendo.
Negli aggettivi in ense, enso, ente, ento abbiamo castrense, poi circense. Forense, circense, estense, forense, denso, Denso, immenso. mezzo, melenso, propenso, coerente, cosciente, esercente, Cosciente, cosciente. cosciente. Quando c'è la I, quando c'è sci, si legge sce. Quindi scienza, non scienza, cosciente. Cosciente, Sì. effervescente, furente, attento, contento, lento, turbolento. Turbolento. Poi abbiamo il participio presente in ente. Accogliente, balbuziente, diffidente, esauriente, fervente, impellente, piangente. Bene, anche questi ce li hai. Poi i nomi che terminano in ensa, coesistenza, Resistenza, cointeressenza, cointeressenza, concorrenza, concorrenza, evanescenza, evanescenza e influenza. insolvenza, scadenza. Scadenza, bravissimo. Poi abbiamo i nomi aggettivi in aereo, aerea, esempi. Criterio, desiderio, Deleterio, sì, miseria. semiserio, semiserio, arteria, Maceria, materia, materia, miseria. misterio. Perfetto. Poi abbiamo i numerali in esimo, che in realtà sarebbe Dodicesimo, esimo. sedicesimo, Sì, no, ventesimo, centesimo, ventesimo con la E aperta, ventesimo e centesimo. Quindi centesimo. ricordati, quando ci sono i numerali che terminano in esimo, la E è sempre aperta. Dodicesimo, sedicesimo, ventesimo, centesimo. D'accordo? Poi abbiamo i nomi aggettivi in estre, estro, estra. Esempi: alpestre, silvestre. Alpestre, silvestre, terrestre, canestro, capestro, malestro, finestra, ginestra, palestra. Poi abbiamo le terminazioni verbali in etti, ette, ettero. Io Io. detti, Sì. egli dovette, Bravo. essi stettero. Bravo. Poi abbiamo nei nomi in ezio, ezia, e cioè. Lezio, screzio, trapezio, accezia, inezia, spezia. Poi abbiamo il dittongo IE, chiesa, 10, Chiesa, ieri, 10, ieri, 10, non 10, bene, 10, ieri, pietre, cavaliere, piede, fiera, cavaliere. corriera, mongolfiera, vieni. Ok, allora fermati un attimo, Daniele. Questi col dittongo IE te li devi segnare perché invece non ce l'hai, ci devi lavorare. Devi ricordarti che quando trovi il dittongo IE, quando la I si incontra la E è sempre aperta. Ok? Nel dittongo IE, la E è sempre aperta. Perciò dirai chiesa e non chiesa. Dirai 10 e non 10. Ieri e non ieri. Continua tu. Leggi chiesa. Miele, piede, cavaliere, Bravo. carriera, No, corriera, carriera, no, più aperta, carriera. Bravo. carriera, corriera, Sì. lungo carriera, vieni. Vieni, bravo. Poi abbiamo i nomi e tronchi d'origine straniera, e cioè, leggi come leggi? Aloe, Aloe, caffè, bignè, caffè, canapè, canape, tè, tsetse. tse. D'accordo? Poi passiamo alla E chiusa. In italiano si ha sempre la E chiusa nei casi seguenti, nei monosillabi, come dici, che, me, re, te, come dici? Che me re tre. Tre. Poi abbiamo i polisillabi tronchi neaccentata, finché, giacché, come dici, perché? Finché, giacché, perché, 33, merce.
Ok, questi invece te li devi segnare perché non li dici correttamente. Ricordati che quando c'è la E accentata di finché, già che, poiché, perché, 33, mercé, la E è sempre, com'è? È sempre chiusa. Ripeti Chiusa. finché. Finché, giacché, perché 33 mercé. No, le ho dette ancora aperte. Finché, ripeti con me, senti, ascolta il mio suono. Finché. Finché. Bravo. Già che. Giacché. Bravo. Perché. Perché. Sì, 33. 33. Sì, mercé. Merce. Bravissimo. Andiamo avanti. Segnati però questi polisillabi finché, giacché, perché ci devi lavorare. Poi abbiamo i nomi aggettivi terminanti in eccio, come dici casa reccio, cica leccio. Casareccio, cicaleccio, mangereccio, patareccio, villereccio. Devi chiudere un po' di più la E, eh? Mangereccio, no? Mangereccio, mangereccio. Poi passiamo ai nomi in efice. Come dici? Artefice, carnefice, orefice, Orefice, ponte. pontefice. Bravissimo. Poi abbiamo nei nomi in eggio, eggia. Dileggio. Dileggio, posteggio, sorteggio, dardeggia, disormeggia, occhieggia, villeggia. Villeggia, con la E chiusa, villeggia. Anche questi ci devi un po' lavorare, perché non ti viene proprio chiara la E chiusa. Dileggio, ripeti, dileggio. Dileggio, posteggio, sorteggio, Sì. dardeggia, Dardeggia, disormeggia, occhieggia, villeggia. villeggia. Perfetto. Poi abbiamo le forme verbali in ei, esti, e, emmo, este, erano. Gli esempi sono temei, volesti, Volessi, poter, poté, dovevano, dovremmo. sapeste, crederono. Aspetta che ti ho perso. Ok, ti ho perso per un istante, ma ti ho ritrovato. Allora, quindi stavamo leggendo. Nelle forme verbali in ei, esti, e, emmo, este, erono. Esempi, temei. Temei, volesti, poté, dovemmo, sapeste, credevo. Allora, dovemmo, l'hai detto con la E aperta, invece dovemmo, tu hai detto dovemmo, dovemmo. Dovemmo. Bravo. Sapeste. Sapeste. Bravissimo. Poi abbiamo l'infinito dei verbi in ere. Abbiamo bere, cadere, continua. Bere, Bere, cadere, potere, sapere, sedere, temere, tenere, dire. perfetto. Poi abbiamo i nomi in esa. Attesa, difesa. Ok, Attesa, difesa, distesa, contesa, esa, presa, difesa. offesa, sorpresa. Bravissimo. Poi abbiamo gli aggettivi in esco. Ariostesco. Ariostesco. Ciarlatanesco, don chisciottesco, giullaresco, Giullaresco, con la E chiusa, no? Giullaresco. Giullaresco, giullaresco. marinaresco, studentesco. Ok. Poi abbiamo i nomi in ese. Cortese, francese. Francese, inglese, maionese, marchese, Norvegia. mese, paese. Perfetto, poi abbiamo i nomi in essa. Dottoressa, duchessa. Dottoressa, No, duchessa, dottoressa, questi segnati. dottoressa, Questi duchessa. segnati, i nomi in essa ti vengono aperti, invece deve essere chiusa la E. Dottoressa. Poi. Dottoressa, duchessa, Bravo. contessa, Bravo. principessa, Bravissimo. scommessa.
Benissimo. Andiamo avanti. Nelle forme verbali in essi, esse, essero. Esempi? Sapessi, Sì. volessi, Sì. credesse, leggesse, facessero, dicessero. Ok, l'unica che hai sbagliato è credesse, non hai detto credesse. 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 Poi, le forme verbali in ete, farete, cadrete, Farete, cadrete, godrete. piangete, potrete. Perfetto. Nei nomi e diminutivi in etto, etta, architetto, bozzetto, foglietto. Architetto, bozzetto, foglietto, poveretto, stretto, tetto, Eh no, parete. questi non... no, questi ci devi lavorare perché abbiamo appena detto che i nomi e diminutivi in etto, etta sono sempre chiuse le... Quindi non è architetto, ma è architetto, non è poveretto, ma è poveretto, stretto e non stretto, tetto, il tetto. Ok? Quindi ricordati nei nomi e diminutivi in etto, etta. Poi nelle forme verbali in eva. Credeva, mordeva, sapeva, scriveva, voleva. Ok, poi negli aggettivi in evole, giusto? Sì, E quindi qual è? amorevole, Amorevole, arrendevole, arrendevole, conversevole, conversevole, mutevole, piacevole, sì, orrevole, strabocchevole, colpevole. sprevole. Ok, poi abbiamo i nomi in ezza, amarezza. Amarezza, bellezza, Bellezza, compiutezza, sì. delicatezza, giovinezza, finezza, tristezza. Poi abbiamo, attenzione, questi sono molto importanti. Abbiamo gli avverbi in mente. Conoscendo questa regola, e cioè che tutti gli avverbi che terminano con il suffisso mente vanno letti con la E chiusa, tu automaticamente imparando questa regola, siccome gli avverbi in mente sono circa 2000, tu con 2000 vocaboli già ti sei messo pari, già stai protetto, ok? Quindi impara questa regola di mente che si dice con la E chiusa e quindi abbiamo agil. Agilmente, balordamente, civilmente, distrattamente, elegantemente, fuggevolmente, gioiosamente, implacabilmente, loquacemente. Allora, fino a gioiosamente c'eri, poi ti sei perso perché hai detto implacabilmente, loquacemente, no, devi tenere le chiuse fino alla fine, quindi ripetita fuggevolmente. Fuggevolmente, gioiosamente, No, eh implacabilmente. no, ascoltami, ascoltami. Chiudi gli occhi. Elegantemente. Elegantemente. Fuggevolmente. Fuggevolmente. Gioiosamente, Gioiosamente. implacabilmente, Implacabilmente. implacabilmente, con la E chiusa, implacabilmente, Implacabilmente, e poi loquacemente. loquacemente, Stessa cosa succede anche con i nomi in mento. abbigliamento, casamento, No, 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 devi dire con la E chiusa. Abbigliamento, casamento, abbigliamento, casamento, no, esaurimento, casamento, no, casamento, casamento. La E è chiusa. Ti aspetta. ricordo che stiamo facendo gli esercizi per valorizzare la E chiusa. Ok, Okay. poi, Casamento, esaurimento, esaurimento. fidanzamento, spollamento. Scollamento, non scollamento, scollamento. Ok, poi andiamo Le forme in remo e rete. avanti. Bravo, esempi. Diremo. Vedremo, sapremo, sogneremo, farete, vedrete, verrete. Bravo. Poi abbiamo ultima situazione, abbiamo le terminazioni in esimo dei nomi astratti.
Quindi come si legge? Cristianesimo. Poi? Cristianesimo, feudalesimo, Ok, incantesimo, protestantesimo. ricordati che feudalesimo, non feudalesimo, feudalesimo. Feudalesimo. Ok? Bene, allora abbiamo esaurito sia le possibilità di cavare casistiche sia con la E che con la O aperta. Com'è andata? Anzi, no, soltanto con la E aperta e chiusa. Com'è andata allora? Hai preso appunti su quello che sono Sì, ho preso i nota. gruppi di frase da migliorare? Ok, quindi adesso io ti consiglierei in questi giorni di concentrarti soprattutto su questi appunti. È ovvio che facendo una semplice introduzione, innanzitutto ti faccio i complimenti perché adesso siamo collegati da 1 ora e 10, diciamo un'ora. E in un'ora sei riuscito già a fare dei grandi passi in avanti, perché all'inizio di questa nostra call, tu eri molto scettico, eri costretto a fare questa diretta perché sennò, non avevi la paghetta per andare a giocare a tennis, volevi fare contenta mamma e fai bene perché mamma è molto preziosa, perché ti ha dato la vita e quindi giustamente, bisogna ascoltarla. Al tempo stesso non vedi l'ora a mo' di salutarmi e giocare alla Switch e io non vedo l'ora di farti andare a giocare alla Switch. Però stavolta, quando parlerai con i tuoi amici con la Switch attraverso le tue cuffie col microfono, parlerai utilizzando la dizione più corretta. Sei d'accordo? Sì. Allora, le cose che ti ho insegnato questa sera, molto probabilmente domani le avrai già dimenticate. Se poi sia tu che mamma vorrete proseguire e quindi imparare veramente poi a parlare secondo la dizione corretta, ti consiglierei di fare un corso individuale con me per poter trovare insieme la soluzione giusta, l'allenamento giusto, la motivazione per poter raggiungere quell'obiettivo che sia tu che mamma aspirate a, ad avere. Ok? Domande? Sì, come funziona poi poter procedere con questa Allora, iniziativa? guarda, Delia, io, noi abbiamo tutti i nostri contatti, giusto? Se ti va, domani ci sentiamo, perché adesso devo seguire Alberto nell'altra lezione. Se ti va, domani ci sentiamo e ti spiego tutto telefonicamente. Se Benissimo. prendiamo un appuntamento, comunque, ti ripeto il mio numero, lo ripeto a tutti, che è 392-86. 11228, mi potete contattare su WhatsApp, come già hai Quello fatto che tu, Delia. E quello ho esattamente, 39, il 392-86-11228. E ci tengo quindi a dire che mi potete scrivere su WhatsApp, ok? Perciò, Ok, sì, come 392-86-11228. Benissimo. Allora, Delia, ci sentiamo domani bene. per spiegarti come funziona il corso. Daniele, sei soddisfatto di questa lezione? Sì. Ok, allora io ti invierò, se tu mi scrivi la mail, ti invierò questa dispensa, così tu te la potrai studiare e così avrai modo di ricordarti di questa serata in cui non hai giocato alla Switch, ma hai imparato a parlare con la dizione corretta. La mail la mando qui sempre su WhatsApp? Sì, su WhatsApp, ci sentiamo su WhatsApp. Va bene? Ok. Ok, allora grazie per aver partecipato a questo webinar di lezione in diretta. Mi Grazie. raccomando, ci vediamo presto. Ciao, buona serata. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao, 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 ciao.